Oksana Sakarzeva dalla Russia fino alla Liguria, fino a Cervo, perché dopo aver studiato belle arti a Mosca, aver girato il mondo, ora approda una mostra a Cervo dal 29 agosto all'11 settembre in Piazza Lassio, giusto Oksana? Sì, esattamente. Esattamente, la mostra ci sarà a Cervo, venite a vederla. Ci saranno paesaggi, ritratti, cavalli, diverse opere. Diverse opere che sono il frutto di diversi stimoli raccolti, come dicevamo, non soltanto in Liguria, ma anche in Costa Azzurra, anche a Venezia, anche nel resto del mondo, fino negli Stati Uniti. E raccolti come questi stimoli poi trasferiti sulla tela, Oksana? Ricandomi personalmente nella natura, studiando le diverse situazioni natura, essendo colpita da uno paesaggio, mi metto lì sul posto, dipingo come facevano gli impressionisti francesi, diciamo seguo queste orme di impressionisti che mi piace molto. È un plein air, come si suol dire, via. Sì, esattamente plein air, adoro, proprio mi piace molto fare dipinti così. E i dipinti di Oksana piacciono anche molto alla critica, tanti riconoscimenti in Italia e all'estero. Un motivo in più dal 29 agosto all'11 settembre per andare a Cervo in Piazza Alassio. Incontreremo Oksana, le sue opere, tutti i giorni, giusto dalle 16 alle 20. Sì, esattamente, siete benvenuti, vi aspetto tutti.